Buonasera a tutti, questa sera per Spazio Certi Diritti abbiamo come ospite Enzo Cucco, presidente dell'Associazione Radicale Certi Diritti per l'appunto. Buonasera Enzo, buonasera. E comunque scusa Enzo, buonasera, ti presento come anche una parte importante non solo dell'Associazione Radicale Certi Diritti ma per tutta la storia del movimento omosessuale italiano, posso? Mi sento già appeso sulla schiena. Però è la verità, e tra l'altro poi io ti chiedo proprio come prima domanda il contesto storico nel quale possiamo collocare proprio la nascita del movimento omosessuale, e tu sicuramente sei la persona più indicata per parlarne. Sì, posso cominciare adesso? Sì, come no? Allora, innanzitutto grazie dell'invito, saluto tutti e tutte. Mi raccomando, bloccatemi, perché io quando incomincio a parlare poi non mi fermo più, quindi faccio qualcosa per fermarmi a un certo punto. Seconda questione, io sono per correttezza storica devo dire, io sono entrato nel Fuori, che è il primo movimento nazionale sostanzialmente di liberazione omosessuale. Io uso il termine liberazione omosessuale perché questo è il termine che noi usammo allora, che si usava allora. Sono entrato nel 1976 sull'onda della campagna elettorale del partito, la prima campagna elettorale del Partito Radicale. Avevo 16 anni, ero un giovane pupattolo con la barba già, però era già nato il Fuori, eh. La mia, diciamo così, carriera fra virgolette è stata tumultuosa e anche veloce, perché insomma in brevissimo tempo sono diventato a 18-19 anni mi sembra ero già responsabile nazionale della rivista, insomma, e ho fatto tutta l'attività fino sostanzialmente alla chiusura del Fuori. Allora, per capire quegli anni lì, soprattutto gli anni 70, all'inizio degli anni 70, bisogna tener conto di due cose. Innanzitutto della cultura underground e della cultura, diciamo così, libertaria non violenta, che è stato l'humus nel quale il Fuori generalmente, poi ci sono tante cose, specificazioni diverse, ma sostanzialmente è l'humus nel quale il Fuori è nato, perché il Fuori, esattamente come gli altri nostri movimenti gemelli, come dico io, cioè il Gay Liberation Front inglese, il FAR francese, non fatemi dire la sigla in francese come si dice perché io non conosco il francese, e qualche altra cosa di olandese, di danese, siamo nati proprio sull'onda del 69, 68, 69, cioè tutto quello che si è mosso intorno al 68 del maggio francese e soprattutto quello che si mosse a New York. Quindi noi siamo nati sull'onda della nuova ondata dei movimenti di liberazione omosessuale, quelli che si chiamavano movimenti di liberazione omosessuale, perché vorrei che fosse chiaro a tutti che il movimento omosessuale nel mondo, in Italia è una situazione particolare, ma nel mondo non è nato negli anni 70, ma è nato molto prima, è nato alla fine, fra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento in Germania, e ha avuto alcune significative esperienze in quei paesi, in Gran Bretagna. Noi siamo nati in quel contesto lì, e sempre di più poi il contesto nel quale noi siamo cresciuti è stato quello più libertario, nel senso che dopo i primi 3-4 anni di nascita, di tumulto, di conoscenza varia dei gruppi locali e di allontanamento e di avvicinamento, fu presa una decisione, secondo me, storica e anche una decisione molto fruttuosa per il futuro del movimento, perché, diciamo così, si decise la federazione al Partito Radicale. 1974, congresso di Milano del Partito Radicale, che è stato un po', diciamo così, lo spartiacque di questo primo movimento. Questo primo movimento, con questa federazione, il Fuori ha avuto un'esplosione pazzesca, perché tutte le sedi del Partito Radicale, che fino allora ci avevano, diciamo così, ospitato soltanto in forma, cioè laddove c'erano della gente del Fuori che militava, di fatto divennero sedi del Fuori e quindi sedi del movimento omosessuale nel 74. Quindi ci fu un'esplosione proprio numerica consistente.
Devo dire che già nel 74, 73, 74, da come ho studiato la storia, dalle cose che ho raccolto, insomma, dai lavori che sto facendo di storia del movimento omosessuale, del Fuori era già molto diffuso, eh? Il Fuori non era soltanto Torino, Roma, Milano, erano già molte sezioni aperte a Bari, a Napoli, ad Ancona, in Toscana, in Liguria, c'erano molte sezioni aperte. La scelta della federazione ha formato, ha creato una, diciamo così, questa scelta ha fatto in modo che, con il tempo ovviamente, tutta la parte libertaria riformista del nascente movimento di liberazione omosessuale si staccasse dalla parte più rivoluzionaria, che peraltro era anche parte del Fuori, perché noi ci chiamavamo Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario Italiano, quindi è nato tutto insieme. Poi un po' per volta questo magma si è diviso, distante, e questa diciamo così, questa federazione nostra, mi ricordo perché me lo ricordo poi, che ancora nel 76 si parlava in questi termini. Io sono entrato nella primavera del 76, ancora si parlava nei termini di: noi ci federiamo, voi andate nei vostri partiti di vicinanza, di appartenenza, o fuori dai partiti del movimento, per far nascere lì i movimenti e le realtà che poi cambieranno la realtà italiana. Ecco, diciamo che scusa, ti interrompo un attimo. Ho visto che tu parlavi che sei entrato molto giovane nel movimento, nel primo movimento omosessuale. Volevo farti una domanda inerente proprio agli anni 70. Com'era essere gay proprio in quegli anni, quando questa parola gay, che noi utilizziamo oggi con tanta, diciamo, facilità, veniva sostituita con parole più offensive tipo pederasta o invertito? Cioè, era difficile, tu hai detto che sei arrivato da presto, ma com'è stato per te? Questo è il secondo elemento, diciamo così, che ha caratterizzato quegli anni. Cioè, il primo elemento è quello dell'humus, della cultura underground libertaria in cui noi siamo. Il secondo elemento, che non dobbiamo mai dimenticare, è che si viveva in una società dove semplicemente non esistevano gli omosessuali, non c'era niente. Tutto quello che noi siamo abituati adesso ad ascoltare dagli anni 90 in avanti, televisione, la radio, le canzoni, le cose, questa esplosione che dal 2000 c'è, non esisteva. C'era una censura e un'autocensura totale, nel senso che le rarissime volte che sui giornali si parlava di omosessualità, non si usava il termine omosessuale, si usavano termini tipo pederasti, travestiti, queste cose qua, e sempre o in associazione a scandali o in associazione a cronaca nera. E io veramente chiedo a tutti coloro che hanno più di 40 anni, perché poi quelli che hanno meno di 40 anni fanno qualche difficoltà a concepire una società di questo tipo, ma quelli che hanno meno di 40 anni devono fare questo sforzo per capire che la vita, soprattutto coloro che hanno scelto la parte politica di dirlo pubblicamente, era completamente diversa da quella che c'è attualmente, no? Non dico che siamo stati, io non uso termini eroi, pionieri, tutto quello che volete lo siamo stati, io molto meno di quelli che mi hanno preceduto, perché quelli che sono arrivati a fine 70, inizio 71, insomma, hanno fatto sicuramente più sforzo di me, ma vi posso garantire che il contesto era di grande autocensura e di silenzio. Tanto è vero che, per esempio, io ho scoperto dell'esistenza del Fuori nel 1975. Io ero un ragazzino, ero in piena crisi, totale crisi d'identità, che era nata. Mi sono sempre sentito omosessuale, non ho mai avuto, cioè, ho sempre avuto desiderio nei confronti degli uomini, ma alla fine dei miei 13 anni, 14, è incominciata la tempesta, no? Emotiva, identitaria, tutto quello che volete. E ho passato il mio buon anno e mezzo e 2 anni quasi di crisi esistenziale. Dopodiché, pensate un po' cosa è successo, io ho scoperto che esisteva un altro modo di dire l'omosessualità nel 75, quando è morto Pasolini. Perché alla morte di Pasolini ci fu un tale clamore sui giornali, ma un tale clamore che dentro questo, io ero affamato, io ero in continuazione alla ricerca di un appiglio, qualche cosa che mi dicesse. Con la morte di Pasolini e l'occupazione dei giornali di questa notizia, scoprì che esisteva il Fuori, perché il Fuori fece dei comunicati stampa. Il Fuori aveva una posizione, secondo me, molto coraggiosa per l'epoca, cioè disse che non si trattava affatto di,
e non avevamo la idea che si fosse una roba dentro la politica. Sicuramente Pasolini è morto come tantissimi altri omosessuali morivano e muoiono ancora adesso, no? Vittime soprattutto di ovia, di quello che oggi si chiama omofobia violenta. E sull'onda della morte di Pasolini io scoprì dall'Espresso e dal Corriere della Sera che esisteva il Fuori. Incredibilmente scoprì che la sede dell'Azione del Fuori era a Torino e mi avvicinai. Ed è andata così, e per moltissimi della mia generazione è andata così, perché i canali per entrare all'interno del Fuori erano due essenzialmente: quelli della politica, cioè arrivavano persone che conoscevano il mondo radicale o underground o alternativo, chiamato come volete, libertario di quei primi anni, e allora lì c'era un po' di circolazione di informazione, no? Il giornale, queste cose qua, oppure i fatti di cronaca, dove il Fuori riusciva a collocarsi, no? Per tutti gli anni 70, per noi, perché poi anche quando sono arrivato io è stato così, uscire sui giornali, i nostri comunicati, significava fare un atto di visibilità e dare una possibilità alle persone che ancora non conoscevano l'esistenza di un'altra dimensione omosessuale che esisteva, e qui che esisteva, scusate. E quindi è incredibile, ma la morte di Pasolini per me è stato l'inizio della mia storia, perché poi da lì ho capito che esisteva, mi sono avvicinato, poi è arrivato il 76, Pasolini è stato ucciso nel novembre del 75, come sapete, subito dopo è arrivata la primavera del 76, le elezioni e la botta comunicativa incredibile, perché i radicali erano quelli che avevano vista prostituti, omosessuali, Angelo e Alfredo e Laura Di Nola e altri, Alfredo Cohen, Laura Di Nola, Laura Fossetti forse, no, comunque insomma già dei leader, no, del Fuori, che erano capolista di questa lista, e quindi io correvo, no, come molti ragazzini nei congressi e nei comizi per ascoltare, che per me era un'assoluta novità, era una grande apertura di vita, no, come dire, cioè la politica e la vita si sono fuse per me, cioè la politica è stata veramente la via d'uscita ad una situazione che in quell'età lì, da pubere e post-pubere, mi sembrava una via di solitudine. Sì. Vi volevo raccontare un fatterello che vi dà anche una dimensione interna. Come no, vai. Prima della... proprio in quell'inverno lì, prima del gennaio-febbraio, prima delle elezioni, avevo un ragazzo torinese, un ragazzo più che ragazzo, un uomo, e avevo cominciato con lui una piccola relazione, niente di che. Io ricordo perfettamente, perché io ero affamato di informazioni, quindi chiedevo a tutte le persone con cui avevo contatto informazioni, no? su come si viveva, qual era cosa. Oggi noi la chiamiamo comunità, in realtà allora assolutamente usare questo termine, ancora adesso secondo me è ancora difficile usarlo, ma insomma io chiedevo informazioni. Ecco, lui mi disse, mi ricordo come se fosse adesso, lui mi disse: mi raccomando, mi raccontò alcune cose, le discoteche, le cose, poi mi disse: mi raccomando, non mi avvicinare mai al Fuori, mai. Bisogna evitare la politica. Questo atteggiamento qui di grandissima chiusura, che era probabilmente figlio di paure personali, di autorepressione, quello che si chiama adesso omofobia interiorizzata, allora era diffusissimo, e io sono convinto che ancora adesso lo è molto, dietro certe forme di isolamento, aggressività, c'è ancora, no, negazione della propria identità. Assolutamente. Quindi nella mia storia personale le due cose si sono incrociate, cioè crescita personale, accettazione completa della mia identità sessuale, e scelta politica sono state parallele, anzi hanno viaggiato insieme, una ha alimentato l'altra fino a essere quello che sono adesso, buono, cattivo. Tu poco fa ci hai spiegato che c'era una ricerca spasmodica di informazioni e di capire il proprio vissuto omosessuale. Una domanda che ti volevo fare, ci tenevo tanto, era quella di domandarti: adesso diciamo conoscere gente è più facile attraverso internet, perché comunque si ha anche l'anonimato un po', e ci sono dei canali tematici,
Una volta invece, negli anni 70, come si riusciva a incontrare una persona? Quali erano magari gli aspetti e i luoghi di incontro per poter essere stessi o comunque affrontare la sessualità in maniera piena? Allora, innanzitutto c'erano i luoghi all'aperto. Non dimentichiamoci che allora era molto diffuso di adesso questa pratica di andare a conoscere persone nei parchi, nei cessi pubblici, insomma, tutta questa, diciamo così, liturgia e scenografia omosessuale a cui eravamo costretti. Poi è diventata una scelta in qualche modo, no? Ovviamente, come tutte le cose trasgressive, aveva tutto il suo sapore di attrazione, di seduzione, quindi che c'è stato, c'è ancora adesso moltissimo. Però oggettivamente non era una libera scelta, era una costrizione, ci si doveva nascondere per potersi incontrare. Questa era la regola generale che andava avanti per centinaia di anni, secondo me. E ogni secolo, ogni epoca, ogni storia, ha avuto le sue forme di nascondimento e quindi anche di, e quindi anche di incontro. Sicuramente gli anni 70 andavano ancora sull'onda degli anni 50 e 60, quindi andavano molto i parchi, più o meno violenti, ovviamente, i luoghi aperti. Poi c'era il cinema, che io incomincio a pensare, da tutte le mie letture, diciamo così, di storia dell'omosessualità, comincio a pensare che siano sempre stato quasi da subito il cinema luogo di incontro, perché ci sono testimonianze in cui, per esempio, si racconta che i cinema fossero già luoghi di incontro per persone omosessuali già negli anni 30 in Francia, in Bretagna, cioè i primi cinema, insomma, sono nati un po' prima, ma comunque insomma, da sempre, forse perché era un luogo buio, forse per il fascino del cinema, che ne so, fatto sta che i cinema sono sempre stati un luogo di incontro e lo erano ancora negli anni 70 tantissimo. E poi negli anni 70, proprio all'inizio degli anni 70, io sono arrivato mentre stavano nascendo, sono incominciati i primi locali, più che bar, perché i bar erano molto, non erano bar esplicitamente gay. A Torino c'erano dei bar frequentati da gay che erano diventati, come dire, automaticamente punti di riferimento, ma non è che fossero le scritte, assolutamente. C'erano il bar Augustus, il bar Roma in centro, si sapeva che nel pomeriggio c'era un certo numero di omosessuali che frequentava questi bar, ma era una roba, no, che circolava per sentito dire, per queste cose. E invece proprio all'inizio degli anni 70 cominciano le prime discoteche, che sono sostanzialmente delle serate in discoteca. Anche qui non immaginatevi le discoteche di oggi. Allora era normale avere, normale insomma, era frequente, non usiamo la parola normale, era frequente avere la polizia che faceva i controlli, no? Io me le ricordo, io ho frequentato sempre pochissimo, molto raramente le discoteche, perché non sono mai stato un tipo da discoteca, se non quando poi ho gestito insieme a Enzo Francone e da Malarini la discoteca del Fuori, perché poi ci sono stati anni in cui noi abbiamo gestito una discoteca. Però le rare volte in cui sono andato negli altri posti, a parte che non mi divertivo, per due volte mi sono beccato il controllo della questura, che entrava, no? Che erano delle forme di controllo che loro camuffavano dietro la roba del cercare la droga e cercare la prostituzione. In realtà era una forma di controllo sociale, no? Poi quando noi tutti fossimo schedati, io francamente non lo so, sapete che questa è una questione molto delicata, noi abbiamo sempre sostenuto che queste erano forme di paraschedatura. Le questure hanno sempre detto che invece questi elenchi, queste schedature non ci sono. Noi negli archivi non siamo mai riusciti a capire qualche cosa, quindi, però c'era questa cosa qua. Quindi in quegli anni lì ci si incontrava in questo modo: al buio di notte nei luoghi pubblici, oppure al buio nei cinema, oppure in queste discoteche. Poi c'è sempre stata una forma di, diciamo così, io la chiamo socializzazione, che era quella nelle case private, che era legata a soprattutto a persone omosessuali con una certa autonomia economica, che avevano case capienti, che organizzavano delle feste. Questa è una cosa che adesso non fa tanto scalpore, cioè è normale che tutti normalmente, allora però quella era una forma importantissima di socializzazione, di conoscenza, no? E quindi c'erano proprio anche dei personaggi famosi, mi pare, dell'epoca, c'erano anche No, anche io... personaggi famosi, no?
personaggi famosi hanno frequentato questo tipo di feste private, le hanno organizzate. Io non ho mai frequentato personaggi famosi, se non quelli di fuori, che erano famosissimi, però insomma business non ho mai avuto contatti con col mondo. Beh, ma ripeto, io non sono mai stato, e ancora adesso non sono molto attratto dai locali del divertimento, perché a me un posto dove i decibel sono troppo alti lo ritengo proprio fuori dal mio. Quindi escludo la possibilità di parlare, di frequentare magari una persona e fare un certo discorso, magari se non volesse, contro le boie, come si dice in piemontese, cioè irritanti come luoghi. Però non nego che fatti moltissime frequenze, erano anche divertenti, per carità, e poi sai, quando hai 17, 18, 19 anni, 20 anni, 25, anche 30, insomma, non è che dove la trovi la gente per divertirti, per ballare, per bere, per anche per conoscere, quindi era una forma normale. E quindi in quegli anni lì era così, poi ovviamente è arrivato tutto il resto, ma in quegli anni lì era così. Secondo te quale personaggio del mondo gay ha contribuito maggiormente all'abbattimento di stereotipi o di luoghi comuni? Logicamente mi riferisco al panorama italiano, perché poi il panorama magari extraeuropeo, comunque estero, ce n'è qualcuno secondo te che ha dato il da? Allora, questo è un argomento difficile, nel senso, che entriamo in considerazioni che hanno a che fare soprattutto con i mezzi di comunicazione di massa, perché il cambiamento del costume è arrivato attraverso i mezzi di comunicazione di massa, cioè il cinema, la televisione e i grandi giornali, ma soprattutto il cinema e la televisione. Devo dire che il cinema allora molto di più di quanto non lo sia adesso, perché e adesso poi c'è anche internet, ma il cinema allora era veramente di massa molto più di quanto non lo fosse adesso, no? Adesso. Attraverso quei mezzi di comunicazione, già negli anni 60 si era fatto spazio, c'era stato uno spazio piccolo, no? Per personalità, per personaggi che fossero un pochino fuori, diciamo, dalle regole. Quanto riguarda il contesto italiano, io vorrei essere smentito, però a me sembra che più che i personaggi dello spettacolo, a parte eccezioni, faccio per esempio Paolo Poli, sì. Tutti lo sapevano che fosse omosessuale. Paolo Poli è uno di quegli omosessuali la cui non ha mai fatto un passo avanti rispetto alla propria individualità, perché era quello e ne ha fatto anche argomento di differenza, no? Si sapeva, e quindi lui giocava su questa cosa, però non è mai diventata una cosa sociale. No, a parte sì, perché comunque faceva vedere il lato, diciamo, divertente dell'omosessuale, veniva un po' schernito, quindi era innocuo l'omosessuale di Paolo Poli. Esattamente. E che peraltro poi questo modello dell'omosessuale trasgressivo, ironico show business, diciamo così, è durato ancora per tutti gli anni 80 e gli anni 90. Non so, dalle sorelle bandiera fino a Patinette, sono tutti dentro lo show business, e essendo show business consentiva le trasgressioni di qualunque natura, di qualunque tipo, no? Non so, i primi travestiti, perché allora si chiamavano travestiti, che partecipavano alla trasgressione di Arbore, piuttosto che queste prime comparsate qui, no? I primi personaggi. Ecco, questo è, diciamo così, lo show business. A mio avviso, però, e questo ha contribuito sicuramente alla modifica dei costumi, eh? Io ne sono certo, da questo punto di vista ne sono certo. Di quello, la cosa di cui non sono certo è se l'apparizione di questi personaggi non sia figlia del cambiamento sociale, perché l'aria è cambiata veramente quando persone come Marco Pannella nel 1971, poi 72, poi col botto in televisione nel 76, rivendicavano il fatto di essere omosessuali,
prostitute, no? Ve le ricordate? Non so, ormai non lo ricordo più, però io ricordo perfettamente questi interventi di Pannella in televisione quando faceva gli spot elettorali di quegli anni, quando c'eravamo spazio, negli spazi dedicati, diceva noi omosessuali, noi prostitute, noi drogati, noi, rivendicando tutte queste identità che allora erano emarginate, no, trasgressive. E questo ha avuto una eco enorme, enorme, intanto perché era la prima volta che se ne parlava. Veramente Marco è stato il personaggio pubblico che ha, come si usa adesso dire, sdoganato completamente tutto i temi, no? È bruttissimo, è sdoganato, però è per intenderci, cioè lui è stato quello, il primo, no? E lo ha fatto nel modo più laico e più libertario, cioè non alla pari, non so come dire, no? Noi siamo sempre stati immediatamente alla pari, così come le donne, gli obiettori di coscienza, e anche i transessuali, i travestiti, che poi sono arrivati nel 77, 78, 79, sono nati i primi gruppi, ma già dall'inizio, no? Nel fuori c'erano le persone transessuali, che allora si chiamavano, lo ricordo, travestite, volevano essere chiamate travestite. Cioè questa cosa qua è stata una cosa alla pari, cioè non ci sono state le quote rosa o le quote verdi, eravamo tutti alla pari, tutti, diciamo così, poi però ecco, il contro di vivere in un partito e quindi rappresentarlo completamente il partito, cioè non solo le persone transessuali rappresentavano gli omosessuali, ma viceversa, no? E così come le donne rappresentavano anche gli uomini e viceversa. Ecco, questa è stata una rivoluzione copernicana, moltiplicata dal fatto che allora i mezzi di comunicazione erano veramente di grande massa, ovvero sia, se tu negli anni 70, 71, 72, 73, 74 e un po' oltre andavi in televisione, poco a poco ti guardavano 25 milioni di italiani, 20, 25 milioni di italiani. Adesso per avere un share di 8, 9 milioni si strapperebbero i capelli, ucciderebbero la propria madre, cioè che è proprio completamente cambiato il mondo della comunicazione, quindi l'impatto che allora ebbe questa cosa fu veramente epocale, no? Quindi sì, c'è stato lo show business che è evoluto, non sono certo che lo show business abbia preceduto il mondo sociale, secondo me è stato l'inverso, e sicuramente c'è stato il mondo della politica, molto più che in altri paesi, molto più che in altri paesi, perché in Italia per esempio questa cosa della sovrapposizione del partito radicale con questi temi, dicono soltanto l'omosessuale ma altri, ha avuto un effetto moltiplicatore molto più forte, molto più veloce. Enzo, purtroppo abbiamo soltanto 2 minuti perché il tempo è tiranno, poi dobbiamo cedere la linea alle altre trasmissioni. Ti faccio una domanda breve e veloce, anche memore del fatto che, come dicevamo all'inizio, sei presidente dell'Associazione Radicale Certi Diritti. Quanto è importante per un gay avvicinarsi alla politica o alle associazioni che difendono i diritti, diciamo, delle persone omosessuali, ma i diritti in genere, i diritti civili? Allora, guarda, in 2 minuti è difficile. No, io sarò breve. L'Associazione Radicale Certi Diritti è completamente diversa dalle altre, non siamo né meglio né peggio, semplicemente siamo completamente diversi. Perché? Perché tutte le altre associazioni, più o meno, hanno una dimensione sociale che si esplica in una serie di iniziative che sono la gestione di circoli, la gestione di attività culturali, sociali. Noi siamo nati su una, diciamo così, una precisissima impostazione, che è quella di raggiungere obiettivi di eguaglianza delle persone omosessuali e transessuali in questo paese, eguaglianza che non c'è, attraverso la politica e attraverso iniziative politiche. Questa è la caratteristica che ci distingue ed è questa la caratteristica peraltro che ci lega, pur essendo gli ultimi nati nel movimento italiano, siamo quelli che possono richiamarsi di più alle radici del fuori, del Partito Radicale di quegli anni lì, no? Perché noi siamo interpreti di quel modo di essere. Se ci sono molti pochi omosessuali, lesbiche e transessuali che partecipano alle attività sociali del cosiddetto movimento, ce ne sono molti di meno che partecipano come militanti, no? Soprattutto in un'epoca in cui va molto la dimensione virtuale, però secondo me è fondamentale, perché le poche tante cose che noi abbiamo ottenuto, dalle piccole alle grandi vittorie, dalla sentenza della Corte Costituzionale a tante altre cose, le si ottiene solo se c'è militanza, che poi questa militanza sia fatta davanti allo schermo di computer martellando
Facebook e social network o fatta per strada, come si faceva un tempo, o in televisione o in altro modo, ma sempre militanza è, cioè sempre impegno personale. Ecco, questa è la dimensione, secondo me, più importante di certi diritti, che ha rivalutato e rilanciato nel movimento omosessuale la dimensione di militanza per i propri diritti attraverso le iniziative politiche, perché la politica in questo caso è uno strumento importantissimo per il cambiamento sociale. Io ti ringrazio Enzo Cucco, come dicevamo prima, presidente dell'Associazione Radicale Certi Diritti. Quindi iscrivetevi all'Associazione Radicale Certi Diritti, le quote sono 25 euro per chi è studente o comunque senza reddito e 50 euro per chi invece possiede un reddito. Le informazioni le trovate sul sito www.certidiritti.it.org e sulla pagina Facebook. Io ringrazio ancora Enzo per il tempo che ci ha dedicato e spero che in futuro magari si possa replicare, perché le domande mi sono venute in mente anche dopo, ne avevo altre, ma il tempo è tiranno. Grazie Enzo. Ciao, grazie. Magari per il prossimo congresso che faremo a sud, nel sud italiano, poi dopo magari facciamo altre trasmissioni su questo. Va bene, grazie. Ciao Enzo, fine la regia.